6 grandi razze di cavalli che sono uniche al mondo. Numero 6. Cavallo di Clyde Sedale. Il Clyde Sedale è uno dei cavalli da tiro più famosi delle isole britanniche. Questa razza prende il nome dalla Clyde Valley, in Scozia, dove è nata dopo incroci tra stalloni fiamminghi, fattrici locali e contributi di cavalli scire. A metà del XVIII secolo, gli stalloni fiamminghi e frisoni furono importati in Scozia per le fattrici dalla valle di Clyde. Il risultato di questi incroci è la nascita di grandi puledri. Questi nel tempo dimostrano il loro potere di attrazione e la loro popolarità in aumento. Il cavallo Clyde Sedale è considerato elegante e dinamico, caratteristiche che sono state favorite dalla selezione che cercava un cavallo versatile per la trazione di utilità e per gli spostamenti in città. Questo cavallo ha un aspetto imponente, può misurare 1,83 metri al garrese, anche se non particolarmente muscoloso. Il suo corpo è dotato di arti dritti e potenti, con abbondante pelliccia sul lato inferiore di un colore bianco molto caratteristico. Gli strati in cui possiamo trovare il suo corpo sono castagno, alloro, bianco, castagno, brughiera, nero e roano. Numero 5. Scire Cavallo. Il cavallo Scire deve il suo nome alla sua regione di origine, le Shires, contee dell'Inghilterra centrale, come Leicestershire o Staffordshire. Il suo antenato, il Great Horse, noto anche come English Black, era il tradizionale monte della cavalleria inglese durante il regno di Carlo II, nel XVII secolo. Discendente dai gestori di tornei inglesi del Medioevo. Divenne un cavallo da battaglia, poiché poteva trasportare un cavaliere nella sua armatura senza perdere agilità in combattimento. Nel XVI secolo viene migliorata incrociandola con i cavalli delle Fiandre introdotti in Inghilterra. Fino al XIX secolo era utilizzato per lavorare nei campi o per tirare autobus. L'altezza del cavallo Shire misura tra 1,65 e 1,92 metri al garrese, sebbene la misura media sia superiore a 1,73 metri. Le femmine sono generalmente più corte di circa 20 cm rispetto ai maschi. Il peso medio di questa razza è di circa 850 kg, anche se ci sono esemplari che arrivano fino a una tonnellata. Numero 4. Cavallo belga. Sono cavalli che risalgono al Medioevo, quando venivano usati dai soldati per la battaglia. Cavalli forti e potenti, molto utili e resistenti per dure battaglie militari. Questi cavalli belgi provengono dalla zona del Brabante, da cui il loro nome, e simboleggiavano anche lo status o la ricchezza di coloro che li cavalcavano. Successivamente, soprattutto all'epoca della rivoluzione industriale, questi cavalli belgi furono utilizzati per trainare i carri carichi di carbone, e per lavorare nei campi. In alcune fattorie lo fanno ancora, anche se, come i cavalli di questi amici, oggi sono più un animale da spettacolo per cavalcare e fare passeggiate. Il cavallo belga mangia circa 2 volte al giorno, e si beve continuamente acqua. Mangiano orzo, avena, cereali e una serie di altri mangimi composti. I nostri amici ogni tanto gli davano anche frutta e verdura, come le tipiche carote. Numero 3. Cavallo bolognese. Chiamato per la città di Bologna nel nord-est della Francia, è un sangue freddo potente ed elegante. All'inizio della sua storia, è stato allevato insieme a cavalli arabi e berberi, motivo per cui ha tratti di entrambi. Ad esempio, è veloce quanto forte ed è ben proporzionato nonostante le sue enormi dimensioni. Sebbene abbia una carnagione forte, ha un temperamento allegro e un carattere docile. È grande e pesante, il suo corpo è tozzo e largo e la sua schiena è ampia. Ha una testa corta e una faccia dritta, la fronte è piatta e gli occhi sono grandi e vivaci. I loro capelli sono molto setosi e le loro criniere sono spesse e vistose, altezze comprese tra 160 e 170 cm. Numero 2. Cavallo da tiro olandese. Un cavallo da tiro olandese è una razza di cavallo selezionata e preferita, per la sua capacità di trainare veicoli e materiali di ogni tipo, generalmente appartenente a una razza grande e potente. La maggior parte delle razze da tiro non esisteva fino al XVIII secolo. In Europa, questi animali sono stati selezionati per scopi militari, compreso il fuoco di carri di artiglieria pesante, e successivamente per lavori agricoli. Lo sviluppo della razza ha accompagnato la rivoluzione industriale e il miglioramento delle attrezzature, in particolare degli aratri, durante il XIX secolo.
Questi cavalli trainavano anche barche e spostavano molti veicoli trainati da cavalli, per il trasporto di persone o materiali. Si trovano nella maggior parte dei paesi sviluppati, tra cui Europa occidentale, Stati Uniti, Australia e Giappone. Un cavallo da lavoro olandese o cavallo da tiro è un cavallo domestico che viene utilizzato per lavorare ed è specializzato nel traino di carichi. L'uso dei cavalli da tiro si è evoluto con il progresso del mondo. Oggi, il termine cavallo da lavoro è usato anche in senso figurato per indicare macchine e persone robuste. Numero 1. Cavallo Percheron. È il cavallo da tiro più diffuso per le sue condizioni fisiche e qualità, tra le quali spiccano la sua forza e resistenza. Una delle curiosità più particolari di questi equini è che nonostante la sua forza e larghezza, è un animale abbastanza agile e veloce, che lo rende ideale per le attività agricole e di allevamento, oltre che per il trasporto di carichi pesanti. La sua corpulenza non impedisce ai suoi movimenti di essere leggeri, dinamici ed eleganti, per niente rigidi. Una caratteristica che ti identifica e che si manifesta continuamente in spettacoli e concorsi. Con una dieta basata sul consumo di paglia e fieno, la sua costituzione determina il tipo di cavallo Percheron, che può essere grande, più destinato al tiro pesante, o piccolo, più utilizzato per il peso leggero. Sebbene il suo aspetto sia quello di un enorme cavallo per le sue grandi dimensioni, non sembra così per le sue proporzioni e la struttura compatta, che lo rende uno dei più belli,